A Parigi vive un giovane di tendenze liberali, Giovanni Bassanisi. Se mi date un aereo, vado a gettare volantini sul Duomo di Milano. Carlo non ha esitazioni e compra un piccolo Farman da diporto. L'aereo di Bassanisi si alza in volo venerdì 11 luglio 1930 da Lodrino, Svizzera italiana. Alle 12.10 è sulla piazza del Duomo. Come una nevicata di colore, cadono dal cielo migliaia di volantini incitanti a tutte le forme di resistenza utili alla riscossa. Tra ordini e controordini, i velivoli della difesa militare si alzeranno in volo solo 2 ore più tardi. Bassanisi continua verso il Gottardo, ma colto da una burrasca è costretto a un atterraggio di fortuna. Ne uscirà con una gamba a pezzi. La sfida lanciata all'aeronautica militare italiana, fiore all'occhiello del regime fascista, è stata vinta. Bisogna pensare alle dittature come qualcosa di impenetrabile. Un aereo che arriva a Milano, lancia dei manifestini, è un modo di bucare questo isolamento ed è un'azione di propaganda che ha una sua efficacia. Ce l'ha nel fatto che quei manifestini indicano e mettono quasi un pochino in ridicolo la presunzione di chiudere tutta la realtà dentro il regime fascista. Ma poi c'è un rilievo internazionale perché ne parlano i giornali a livello internazionale. Scattano gli arresti. Bassanisi, Dolci e Rosselli vengono processati a Lugano per aver violato lo spazio aereo svizzero. Ma anche questa volta Carlo utilizza l'aula del tribunale per lanciare un messaggio al mondo. Avevo una casa, me l'hanno devastata. Avevo un giornale, me l'hanno soppresso. Avevo dei maestri, degli amici, Amendola, Matteotti, Gobetti, me li hanno uccisi. Avevo, come ho oggi, una dignità, un ideale. Per difenderli ho dovuto andare in galera. Se abbiamo contravvenuto, eccomi qui, pronto a pagare. Siamo andati in prigione in Italia. Siamo pronti ad andare in prigione, anche in Svizzera. Pena mite per Bassanisi. 4 mesi. Assolti tutti gli altri. E in effetti questo processo fu uno smacco per il fascismo, non tanto per una pena irrisoria, pochi mesi di carcere per Bassanisi, ma perché tutta la stampa europea diede risalto a questo aspetto, cioè al fatto che era impossibile vivere in modo libero all'interno dell'Italia, e per il fascismo questo fu una secca perdita di immagine.